siccome ho ordinato le cozze, le devo andare a prendere per fare il riso, patate e cozze, no? Fammi vedere una cosa. Perfetto. Facciamoci uno digiunino di quelli. Io la mattina, per esempio, lo faccio spesso di usare lo stracchino, lo squacquerone. Scusate, perché devo vedere bene che prendo. Potrei prendere vino per olio. Ecco qui. Mettiamo un goccino d'olio sullo squacquerone. Oh, guarda! Beh, perché lasciarla morire qui questa cipollina? Facciamo così. Prendiamoci questo bel centro qui di cipolla. Là. Polastri. Ma neanche tanta. La metà. Ecco. E la strizzazziamo. Bene, 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 bene. Tanto è dolce, profumata. Questa è più coriacea. Allora, intanto che facciamo sto lavoro, così questa tende a asciugarsi un po', gli togliamo il budelletto. Se siete certi che la salsiccia è fatta bene, e io ne sono certo, la potete mangiare anche cruda. Quindi, adesso vi faccio vedere una cosa. Facciamo proprio uno sdigiunino laido e crotta. Allè. Prendiamo un cucchiaio, ci tiriamo fuori lo squacquerone con l'olio. Allè. Col ditino. E poi facciamo proprio prendere la cipolla e lo stracchino. Così. Che poi squacquerone. Lo spalmiamo tutto quanto. Ale. Molto bene. Ci sfracaniamo un po' di salsiccetta. Proprio a sfracagno, eh? Però dopo il primo morso, se non c'è lo stracchino, e rimani deluso. Quindi arricchiamo i bordi. Vabbè. Sopporteremo in silenzio. Beh, ha un'aria da sdigiunino? Claro che sì. E io vi dimostrerò che per non essere stupidi, facciamo questo gioco e gli diamo la dentata al centro. Ne mostriamo l'importanza, vera? Quando esci dopo aver mangiato, sei più sereno. Vado dal cozzarolo e gli dico: mi hai pulito bene le cozze? E lui: accetto, Giorgiolino, certo. Finisco il panino e vado dal mio amico Cortano. Vedo una goccia. Anzi, mi porto dietro.